Quinto torneo Win & Skill, sesto turno, gioco col giocatore francese Gilles Racapé. Allora, partiamo. Qui dobbiamo colpire. Hello? Hello? Ok, boh, non è ben chiaro come funzioni la cosa. Direi che devo ancora colpire. Mi ricolpisce, doppio 5, buono. Qui sicuramente devo colpire e giocare questa. Ho molte pedine indietro, sono parecchio in ritardo in corsa. Però lui ha molti blot sulla tavola. Mi sarebbe servito un 4, niente 4, diciamo che devo colpire. Ottimo, danza. Cinque, due, potrei colpire ancora, ma troppe pedine indietro. Giochiamo questa.
Qui dobbiamo venire avanti. Non capisco come stia funzionando il suo orologio, perché cammina, poi torna indietro, è un po' anomalo. Fa casa. Qui venire avanti o colpire. Secondo me devo venire avanti. Non ho capito come stia andando l'orologio, non mi convince per niente. Allora, 4-1. Ok, colpisco. Adesso lui ha un buon prime da 4, devo sperare di ancorarmi, sarebbe molto importante. Qui mi duplica il 3, che serve sia per ancorarmi che per colpire. Allora, 3 e 2, ottimo. Ho una struttura comunque che, a parte l'ancora, non è molto buona. Devo sperare di riuscire a costruire qualche casa. Allora, qui direi che colpisco e vengo avanti. Sono leggermente in vantaggio in corsa, la mia ancora è più avanzata della sua, però lui ha una buona struttura di prime, ma ha la struttura abbastanza spaccata tra pedine avanzate e pedine arretrate. Qui 6-3, 6-1, 3-1 sono ottimi tiri.
5-3. Qui sono in vantaggio, ma direi che devo colpire. Potrei anche giocarla safe, ma no, devo colpire. Mi ricolpisce, accidenti. Doppio 4, colpisce. Colpisce due pedine, ne ricolpisco una, però adesso la situazione è critica. Lui cuba, direi correttamente. E per me questo è un drop. Mi colpisce. Ricolpisco per fortuna, altrimenti la situazione diventava già critica. 1 e 4, ottimo. Danza. Qui mi sembra presto per cubare. Doppio 2, sicuramente questa. Sicuramente questa e vengo avanti. Direi che qui un double ci sta. Cinque due non è un bel tiro. Quindi il 5 è sicuro. E il 2 posso venire avanti. Sei due, colpisco due. Ottimo. Direi questa, questa. Per fortuna non si è ancorato sulla casa 2. Allora, 6 è sicuro. Posso o colpire sulla casa 3 o fare il prime. Secondo me devo colpire. Accidenti. Devo uscire col Double Falcon. No, giochiamo questa.
4-1, direi che questo è importante. Qui mi serve un 4, doppio 6 che è ottimo. Potrei fare casa 2, ma preferisco fare il prime da 6. 5-3. Chiudiamo questa casa. Direi questa. Doppio 1, non ci voleva. Ho pensato 2 minuti. Sei cinque, il tiro peggiore. Allora, il 6 è obbligato e il 5 direi pure. Devo sperare che non tiri un 5, invece tira il 5. Accidenti. Cinque, devo provare a scappare. Mi ricolpisce. Questa è una situazione critica. Secondo me devo accettare. Quattro, tre e chiude il prime da 5. Mi serve un 2. Non tiro il 2, devo sperare che non tiri un 5. Mi serve assolutamente il 2, tiro il 2, però il 3 è disastroso. Sarebbe stato meglio non tirare il 2. Uno mi colpisce, devo sperare di tirare un altro 2. Ottimo. Adesso mi serve assolutamente un 6. Mi ricolpisce, altro 2 necessario, niente. Devo sperare che non tiri un 5 o un 6. Due e 5, accidenti. Mi serve il 6, ma non posso cubare. Lui esce. Adesso mi serve assolutamente il 6, esce il 6, il 4 è troppo rischioso uscire, devo giocare questa. Accidenti.
1, 6, tiro l'1, però il 4. Secondo me rischio troppo il gammon. Mi serve un 1 assolutamente. Niente. Devo sperare di non tirare il 2, 3, 1, 3 è obbligato, potrei cercare di scappare. Secondo me devo tentare. No, vabbè, 2, 1, il tiro peggiore. Proprio sì, chiude il prime da 6. Devo sperare di ancorarmi sull'1 al più presto. Altrimenti, ottimo 1, devo tirarne un altro. Mi serve un 1, ok. Forse riesco ad evitare il gammon. Mi serve un altro 1, 2, 1, ok. Mi serve subito un 6, niente. Non tiro il 6. Mi Ottimo 6. 4-1. No, non si scopre, esce dal 4. Però rischia di scoprirsi. Doppio 2, accidenti. Devo tirare un 6 per evitare il gammon. E siamo 5-0 per lui. Ho pensato 3 minuti. Ok, vediamo un po' di recuperare.
Allora, giochiamo questa e questa. Mi serve il 6, niente. Potrei fare casa 4, ma secondo me è più importante fare l'ancora avanzata. Ottimo. Mi colpisce, accidenti. Sei tre, potrei scappare. No, giochiamo questa. Cinque scappa. Serve assolutamente un 1, niente 1. Qui la posizione è di nuovo critica. E questo è un drop. Penso di averla giocata abbastanza male. Netto vantaggio in corsa per lui. Allora, qui devo giocare questa. Ok, gli ho duplicato i tiri buoni, però qui 4. Secondo me devo colpire, sono troppo indietro in corsa. Per fortuna non mi ricolpisce. Qui sono troppo indietro, devo colpire. Sperando che non tiri un 5. E vabbè, invece mi colpisce. 3 e 6, posso ancorarmi o colpire ancora. Secondo me devo colpire, sono troppo indietro. Mi colpisce ancora, però ha molte scelte su che cosa colpire. Ah, colpisce due pedine, giustamente. Ottimo doppio 3. Sono molto indietro in corsa, ma ho acquisito una buona struttura. Mi serve un 6. No, 5-3. Qui devo colpire. Danza. Troppe pedine indietro per cubare. 4 e 3. Ottimo doppio 3 per lui.
Allora, qui direi che devo fare il double switch. Qui sul 6-0, però sono troppe piedine indietro per cubare. Veniamo avanti. Riesce ad ancorarsi, però potrebbe avere, io ho il controllo dell'outfield, per cui potrebbe avere problemi. 4-3, ottimo, colpisco. 4-1, rientra subito. Qui devo sperare di ancorarmi. Allora, direi che 4 colpiamo e 2 ancoriamo. Ci sta il double? Secondo me no, è prematuro. Adesso il double ci sta. Devo sperare che non rientri subito. Qui devo provare a scappare. Ok, non rientra. Cinque, due, questo è importante. Sei e cinque. Sei, tre. Il prime non, secondo me non serve. Allora, il 6 è obbligato e il 5 pure. Rientra, per fortuna non tira il 2-6. 4, 2, 3. Direi 4. Sei, 5, non è male. Libero la casa 6, però lui fa una casa interna molto forte. Quattro, due. Devo sperare di non scoprirmi. Ok, adesso il gammon dovrebbe essere contato.
Ok, andiamo 6-4. Ottimo doppio 3 per lui. Dovrebbe fare casa 10. Allora, 6-3, dobbiamo fare casa. Qui ho parecchi tiri indiretti, devo sperare di colpire. Questo è più safe. Qui il 2 è sicuro e anche questi sono sicuri. Aia. Qui devo cercare di scappare. Lui ha un'ancora molto buona. Io ho il vantaggio di avere una sola pedina arretrata. Sei due. Uscire è pericoloso, dobbiamo giocare questa. Il 5-1 deve slottare il bar point. Devo sperare di colpire. No, non colpisco, però posso provare a scappare. Non mi colpisce, la corsa è pari, 6 e 2, Cinque quattro, direi questa. Quattro tre, ottimo. Allora, corsa pari, non posso cubare, però sono in vantaggio. Non è facile per lui portare avanti le pedine. Quattro pip di vantaggio, direi che il cubo non c'è. Qui clear from the rear. Doppio 6, non ci voleva. Qui ha un certo vantaggio perché ha una struttura molto buona, la mia struttura fa proprio schifo. L'unico vantaggio è che ho tirato fuori tre pedine. Per il resto sto proprio molto male. Sta pensando di cubare, ma
Mi sembra esagerato. Pessimo tiro. Qui giocherei questa. Allora, 42, 44, 44 e 6, 50. Io ho 46, quindi diciamo che è un double take. Mi serve un tiro alto. Cinque pedine per tutte e due. Ottimo tiro. Questo potrebbe essere un redouble. Sì, diciamo che il redouble ci sta. Penso che sia un take. Sono tre pedine per ognuno, per cui diciamo che senza doppi dovrei uscire con due tiri. Ok, sei pari. Seven away, seven away. Slottiamo. Cinque, tre. Sicuramente devo coprire, devo anche colpire, no, perché giochiamo a questa. Aia, mette in salvo la pedina, però ha una struttura molto rigida. Preferisco, no, è doppio 6. Adesso in netto vantaggio in corsa. Sei 3, copriamo la casa. Qui probabilmente ha un cubo, però ha diversi tiri che scoprono. Doppio 4, accidenti. Adesso il solo dubbio è se è un too good. Se ballo è sicuramente un too good. No, qui devo ancorarmi e passare sul cubo. Sarei potuto anche rimanere indietro, ma la vedevo un po' troppo rischioso. 37, questo è un drop nettissimo.
5-1, facciamo casa 5. Devo colpire, ottimo, colpisco tutti e due. Qui ho 15 pip di vantaggio. La struttura è molto buona. Secondo me il double ci sta, è forse un po' prematuro, ma ho anche parecchi tiri che fanno casa in testa. Il pass mi sembra un po' troppo timoroso. Ahia, doppio 1, accidenti. Qui devo scendere con 2, sperando che non mi colpisca. Due uno mi va bene. Sei cinque, potrei scappare, ma rischio troppo che mi colpisca. Devo fare casa. Qui tre si ancora, maledizione. Il miglior tiro che potesse fare. A questo punto mi serve un 6-4, 6-6, 4-1. Sono in vantaggio in corsa, ma la struttura è assolutamente cattiva. Potrebbe cubare. Anzi, penso che il cubo sia forte. Doppio 6, doppio questo doppio 6 è sicuramente un pass, potrebbe diventare anche too good. Devo sperare di ancorarmi. Allora, qui devo ancorarmi e passare sul double. Non cuba. Se non mi fossi ancorato, il doppio 6 sarebbe stato assolutamente disastroso. Doppio 6 per me, che non è però particolarmente utile. Questo è un double pass molto netto. Continuo a giocare, non mi sembra che abbia tante possibilità di gammon. Doppio 3 non copre la pedina.
Un doppio 1 sarebbe eccezionale, no, doppio 4. E questo direi che è un drop abbastanza chiaro. Ok, siamo 5 away per lui, 6 away per me, 7 minuti e 20. Corretta, 6-2, direi che faccio casa in testa. Potrei colpire due pedine, ma preferisco casa in testa. Mi servirebbe un 6, ok. 6-5 si ancora anche lui e va leggero vantaggio in corsa. Ottimo doppio 4 per lui, siamo già in zona double. Doppio 4 anche per me. Quindi sono indietro di 11, devo venire avanti. Sono avanti di 7. Ok. Direi questa e questa. Quindi sono avanti adesso di 8, con questo di 5, sicuramente presto per cubare. Doppio 6, 1, 2, 3, 4. Qui è un double pass. Andiamo 5 away, 5 away. Ho 7 minuti. Parte con un 6-1, che è buono. 3-1, ottimo. Mi serve un 2. Non arriva il 2. Io giocherei questa. Doppio 3. Maledizione. Qui se cuba è sicuramente un take. No, doppio 4. Qui è un disastro. Devo sperare di evitare il gammon. Questo è ottimo. Si vede un 6-2. Si
6-3, invece 5-3. 5-3 devo giocarlo così. Qui mi serve il 5. O il 2. Quindi tutti e due e i 6-3. Colpisco. Un 4. 4 e 5. Vabbè, devo lasciare l'1. Danza, è sicuramente presto per ricubare. Doppio 4. Questo mi sembra importante. Potrei fare casa 3 o casa 2. Direi casa 2. Sì. Potrebbe essere un redouble. Secondo me no. Allora, 6-4, posso fare casa 3. Sì, secondo me è importante fare casa 3. E adesso è un redouble o è un too good? Vaio, ricubo. Ok, 3 away, 5 away, ho 6 minuti, non sono tanti. Aia. Deve colpire anche sull'1. Questo è un grosso errore. 5-4, ottima ancora. Sei due, no, 2-1. Potrei colpire, ma preferisco fare casa 10. Sperando che non tiri un 3, tira invece un 3-1. Doppio 6, non è male. Potrei fare casa 7 lasciando il blotto oppure giocare questa. Preferisco questa. Sono in vantaggio di 11, è presto per cubare. 5-1, potrei fare casa 5, ma è rischiosa. Giochiamo questa. Devo giocare per la corsa. 4-2, non è un gran tiro. Il 4 è sicuro. Il 2 potrei giocare 8-6 o 13-11. 13-11 vengo colpito col 5-2, 6-1 e 4-3. Mi sembra un po' tanto.
Vantaggio di 8, pochino. Uno, ottimo. Il vantaggio si sta assottigliando, però la mia struttura è migliorata. Adesso il vantaggio solo di 3. Uno. Cinque, due, facciamo casa. Questo serve se dovesse provare a scappare. Due pip di vantaggio, doppio 3. E direi questa. Adesso abbiamo 9 pip di vantaggio. Direi che il double ci sta. Sei tre non è bello. Quattro tre invece è buono. No, doppio 5. Questa non ci voleva. Quattro due. Sei due. Adesso sono indietro in corsa, doppio 4 che non è il massimo perché ho il buco sul 4, però ho recuperato parecchio in corsa. 4-1. Tre uno per lui. Sta pensando se cubare, ma non mi sembra proprio il caso. 2-1, tiro pessimo. Anche qui indietro in corsa di 6, ha tirato fuori lo stesso numero di pedine. Devo sperare però di tirare qualche 6 e non tirare il 4, né 4 né 1. Questa mi sembra assurda, prendiamo. Oltretutto con 4, no, vabbè, 2-1, accidenti. Con 4 vinco il match. Qui mi serve assolutamente un 6. 4-3, non è bello. 5-3, pessimo. Però direi che sono nettamente favorito.
Oddio, nettamente non tanto. Sì, ho più del 50%, sicuramente. Devo sperare in un doppio per evitare i rischi. Sì, due uno. Ho vinto. Ho giocato anche bene.